Bentornati alle pillole di saggezza di Gianluca Calcagni. La vera disciplina della massima sensibilità, del massimo divertimento, del massimo fumo delle ruote, del full gas, della pura adrenalina, si chiama corso di drifting. Nel nostro corso di drifting si insegnano le tecniche che partono dal corso primo step, corso base, fino ad arrivare al drifting estremo. Ritengo che per insegnare, per trasmettere le giuste tecniche delle varie discipline, è fondamentale avere l'istruttore competente e l'istruttore che abbia, oltre le competenze, un vissuto, un'esperienza e perché no anche un titolo assegnato. Ecco perché ho pensato di trasmettervi le giuste tecniche del drifting grazie al nostro istruttore Alberto Cona, campione italiano in carica 2019 del drifting. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the home boys trying to get rich, you could get hit. Le tecniche fondamentali di drift si dividono in due gruppi principalmente. Ci sono le tecniche statiche e le tecniche dinamiche. La differenza sostanziale tra questi due gruppi è che nelle tecniche dinamiche c'è bisogno di un maggior trasferimento di carico dell'autovettura. La prima tecnica dinamica, che è la frenata. Bisogna infatti per eseguirla avvicinarsi alla curva, iniziarla, dare una forte frenata, in questo modo tutto il peso andrà a caricare sull'anteriore e ci renderà molto più facile perdere aderenza sul posteriore per poi mettere il traverso alla macchina e controllare col controsterzo e i gas. La seconda tecnica dinamica è il pendolo. Questa tecnica viene utilizzata soprattutto nel mondo del rally per riuscire a frenare l'auto nel minor spazio possibile. Bisognerà infatti, per eseguirla correttamente, girare nel senso opposto alla curva, creando una piccola sbandata, frenare, lasciare bruscamente il freno e subito dopo girare il volante nel senso della curva, inserendo il muso all'interno curva. In questo modo si creerà una seconda intraversata ancora più violenta della prima, che ci farà perdere aderenza sul posteriore dell'auto. A quel punto non dovrò far altro che controllare l'auto in controsterzo con il gas. La prima tecnica statica di cui voglio parlare è il blocco di ponte. Per eseguire il blocco di ponte ricordiamoci che dobbiamo sempre farci aiutare dal peso della macchina, quindi dovremo spostare il peso della macchina sempre dalla parte esterna alla curva. Non dovremo far altro che inserire l'auto in curva, però la inseriremo con una marcia più alta, perché appena inserita andremo a scalare marcia e molleremo la frizione di scatto. Così facendo creeremo uno scompenso tra giri motore e giri del ponte posteriore, il quale si bloccherà e ci farà intraversare l'auto. A quel punto non ci resta che controllarla con il gas e il controsterzo. La seconda tecnica statica è il sovrasterzo di potenza. Questa tecnica è sicuramente la prima tecnica che vi verrà insegnata a un corso base di drift ed è anche la più semplice da eseguire. Per eseguirla correttamente non bisogna fare altro che arrivare, avvicinarsi alla curva lentamente e a bassi giri, creare un piccolo spostamento di pesi dell'autovettura, inserire la curva, dare un colpo di gas deciso e controllare l'autovettura in sovrasterzo e con il gas ovviamente. L'ultima è la tecnica del freno a mano. Questa è sicuramente la tecnica più utilizzata da tutti nel mondo del drift, appunto perché ci permette di intraversare l'auto molto prima della curva. Dovremo infatti avvicinarci alla curva il più velocemente possibile e creare un piccolo spostamento di pesi aiutandomi con il volante, schiacciare la frizione, tirare la leva. A questo punto, bloccandosi le ruote posteriori, la macchina non fa altro che intraversarsi violentemente. A quel punto lascio la leva e tiro via il piede dalla frizione e lancio subito il volante in controsterzo e proseguirò controllando l'autovettura con il gas. Bene, abbiamo visto le 5 tecniche di drift in assoluto più utilizzate. Queste tecniche ci servono quindi per far perdere aderenza al nostro posteriore. A quel punto, persa l'aderenza,
noi ci troviamo con la macchina di traverso e non dovremo far altro che lanciare il volante più velocemente possibile in controsterzo per poi controllare l'autovettura con il gas. Lo sguardo è fondamentale in questa fase della curva perché ci permette di arrivare laddove vogliamo portare l'auto. Il mio consiglio infatti è di alzare subito lo sguardo appena finito l'attacco e guardare ad esterno curva, per poi subito dopo allontanarsi ancora ulteriormente con lo sguardo e guardare lungo il rettilineo. Nel caso di un doppio transitorio, il prossimo ostacolo da superare sarà sicuramente il cambio di direzione. La particolarità di questa disciplina è riuscire a mettere la macchina di traverso prima della prima curva e mantenere il traverso fino a fine prova.